Stefano Riccardo, allora Cesare Fori oggi vive in Puglia. Lo avete incontrato nella fase di sviluppo e pre-produzione? Sì, ovviamente, siamo partiti da lui. Io ho scoperto così, in maniera rocambolesca, che, insomma, che Cesare avesse una casa letteralmente a 30 km da casa mia in Puglia. Ero andato a comprare un mobile antico e ho visto che questo ragazzo aveva una MG Station Wagon, mi aveva detto che era appassionato di macchine e che si occupava anche della Fasano Selva, che è questa competizione di rally che fanno in Puglia, e che conosceva Cesare Fiori. Io gli ho detto: ma non è possibile, non riesce a darmi il numero. Mi ha trovato il numero e io poi l'ho chiamato, e da lì è cominciata, diciamo, questa frequentazione per un lungo periodo, in cui lui ci ha raccontato aneddoti, storie, com'era quel campionato, che cosa si ricordava, e poi sulla base di queste chiacchierate abbiamo cominciato a scrivere. Esattamente Nulla da quello aggiungere. che... No, nulla da eccepire, insomma, il percorso iniziale è stato questo, insomma, perché abbiamo sviluppato ovviamente rispetto al contesto storico tutto quello che racconto, insomma, dire, però partendo da questo nucleo centrale, che è quello del, è il nucleo centrale del film. Cosa ti ha spinto, volevo chiederti Stefano, ancora prima di quello che ho chiesto prima, a raccontare questo tipo di storia? Ma molto banalmente perché me l'ha proposto Riccardo, insomma, qui collaboriamo insieme da anni, insomma, ci confrontiamo su progetti che ci piacciono, in questo caso in realtà la forza con cui è arrivato con questa idea, ho detto ok, va bene, proviamoci, insomma, mi interessava il contesto, la sfida, l'impossibilità di questa vittoria che invece è risultata tale, insomma, la parte epica di tutto quello che è il racconto di quell'anno. Riccardo, facendo seguito a quello che dicevi prima, come hai studiato invece il personaggio? Cioè, hai visto dei filmati di repertorio anche? Sei un tipo di attore che fa questo tipo di ricerca quando deve costruire il proprio ruolo? No, non parto mai da quando ci sono dei personaggi reali, ecco, non parto mai dalla questione estetica. Ho avuto la fortuna di parlare con Cesare a lungo e quindi, mentre lui mi raccontava insomma, aneddoti e momenti di quel campionato del mondo, io poi cercavo di fargli delle domande, cercavo anche di farmi raccontare delle cose controverse, difficili. Vedevo che lui eludeva e evitava intelligentemente le mie domande un po' impertinenti. E lì ho colto un aspetto della sua personalità, e quello sì mi interessava. Cioè, è come se sono arrivato alla conoscenza del personaggio che dovevo fare, che non è fedele a chi è veramente Cesare Fiori e chi è stato in quel campionato del mondo. È chiaro che è una reinterpretazione di quello che è Fiorio, però ecco, per tradurre e trasporre in un racconto cinematografico bisogna tradire, no? L'etimologia della parola è la stessa, per cui ecco, ho cercato di tradirlo nel miglior modo possibile. Beh, tradire come improvvisare prevede sempre comunque un certo tipo di studio anche, Non c'è infatti, penso. dubbio, non c'è dubbio, ma il mio studio è uno studio, chiaramente ho studiato, ho visto filmati, quel percorso lì l'ho fatto, però rispetto al personaggio, io ho un approccio, diciamo, non didattico, ecco, più, così istintivo, animalesco, ecco. Prima di passare a Volker, volevo fare l'ultima per Stefano. Stefano, nonostante sappiamo bene, no, della bulimia del mercato nelle piattaforme, i dati del box office, le statistiche ci dicono che la gente sta tornando in sala. Abbiamo visto il caso sia con film nazionali che internazionali, da Cortellesi, Oppenheimer, Barbie, eccetera, eccetera. E allora ti chiedo tu che spiegazioni ti sei dato a questo? Così come in teatro, insomma, la Sì, gente ha esatto, cioè, bisogno, non penso sia soltanto il perché è posto. molto semplice, la gente ha bisogno di ridere, emozionarsi insieme ad altre persone che non conosce. E in questo modo è rappresentativo della comunità, cioè farlo insieme ad altri, capito? E quindi quando ti emozioni insieme ad altri, ti senti far parte della comunità. Quando lo fai a casa da solo, molto probabilmente ti rinchiudi in un confronto che non hai con altri. Le persone hanno bisogno di uscire di nuovo, di stare insieme, e il cinema, come il teatro, che lavora sull'immaginario, sui sogni, sulle paure, portandoti dentro un luogo in cui ti dice succederà qui, e
dove i mostri sono più grandi di noi, non sono più piccoli di noi, e quindi ci dominano, e quando usciamo da lì siamo più forti di prima. Quindi comunque dici più per il fattore esperienziale che magari per il racconto, il contenuto in sé. Più per il fattore esperienziale che crea l'esperienza cinema o teatro che per magari i contenuti in sé. No, i contenuti ha a che fare col mondo dell'arte e quello che propone, ok? Però è anche vero che il cinema come teatro ti costringe anche a quell'ora e mezza, a quelle 2 ore in cui il mondo sta fuori e tu sei dentro. È un grande lusso e oggi abbiamo bisogno di questo lusso, cioè di tenere fuori la realtà e entrare dentro a un racconto che non ha a che fare necessariamente con quello che succede giorno per giorno, ma l'idea di come può essere un giorno quello che stiamo vivendo. Walker, volevo chiedere se lui invece ha conosciuto Walter, qual è il suo rapporto col cinema italiano, se c'è un rapporto col cinema italiano? Ich habe Walter Röll nicht kennengelernt im Vorfeld. Der ist eine große Legende in Deutschland. Ich habe auch mir Gedanken gemacht dazu, ob ich das dann machen sollte oder nicht. Und hab mich dann dagegen entschieden, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich sozusagen dieser Legende sowieso nicht gerecht werden kann. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss sozusagen gucken, was den Kern des Charakters ausmacht, um den dann in mir selbst zu finden. So, das ist aber eine Frage der Vorbereitung. Und ich hätte große Lust, ihn kennenzulernen und habe ihn auch schon angeschrieben. Mal sehen, ob das passiert. Allora, io non l'ho conosciuto prima perché diciamo che c'era questa idea di conoscerlo, me lo sono chiesto, ci ho pensato tanto, però poi ho deciso di no perché ho voluto cercare il personaggio dentro di me, quindi ho fatto un lavoro su di me per appunto trovare il personaggio. Ok, grazie mille, grazie.